Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: svelate le condizioni di salute dell'attore milanese Renato Pozzetto, che qualche giorno fa era stato ricoverato in ospedale. Ecco le parole della cognata. Renato Pozzetto è uno dei più amati attori comici italiani. Nato a Milano il 14 luglio 1940, ha esordito nel mondo dello spettacolo insieme all'amico Aurelio Ponzoni. Il duo formato dagli attori cabarettistici, denominato Cocchi e Renato, è diventato famosissimo negli anni 60 e negli anni 70, anche grazie alla collaborazione col cantautore Enzo Iannacci. Dopo lo scioglimento del duo, Renato Pozzetto ha debuttato al cinema con il film di Flavio Mogherini Per amare Ofelia. Illustre esponente della commedia all'italiana, Renato Pozzetto ha preso parte a numerosi film. Tra questi, si nominano Testa o Croce di Nanni Loi e Il ragazzo di campagna di Castellano e Pipolo. Negli ultimi tempi si è misurato anche con parti drammatiche, un esempio è la sua interpretazione del protagonista del film di Pupi Avati Lei mi parla ancora. Questa interpretazione è stata particolarmente gradita dal pubblico e dalla critica e ha ottenuto la candidatura al David di Donatello. Recentemente il nome dell'attore ha riempito i giornali e le riviste online, questo a causa del suo ricovero d'urgenza in un ospedale di Varese. Le parole della cognata di Renato Pozzetto. Migliaia di fan si sono preoccupati per la salute dell'attore, quando si è diffusa la notizia del suo ricovero. Per fortuna, qualche giorno dopo l'interprete di E la vita ha rivelato di stare bene e ha ringraziato i suoi fan per la loro vicinanza. Lucia Pozzetto, la cognata dell'attore, ha confermato le sue condizioni di salute in un'intervista concessa al settimanale Di Più. La donna, moglie del fratello Ettore, ha svelato che l'attore ha avuto un mancamento ed è caduto a terra. Fortunatamente, i medici li hanno rassicurati, negando la gravità del malore e specificando che l'attore si sta riprendendo. In seguito, Lucia Pozzetto ha spiegato quella che potrebbe essere una delle cause di questo mancamento, la morte del fratello maggiore. Ettore e Renato erano molto legati e dalla scomparsa del primo, l'attore milanese ha iniziato a diventare taciturno e triste. Per la moglie del fratello di Renato Pozzetto, i due erano molto legati e, oltre ad essere fratelli, erano anche amici. La morte di Ettore potrebbe essere, dunque, una delle varie cause del malore del candidato all'edizione 2021 David di Donatello per il miglior attore protagonista. Fortunatamente, però, quest'ultimo ora sta meglio e si riprenderà presto. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.